Nessun licenziamento, il presidente della Messina Servizi Bene Comune, Giuseppe Lombardo, getta acqua sul fuoco della polemica divampata a seguito della paventata decisione del CDA dell'azienda di dichiarare 12 esuberi tra il personale amministrativo. Una decisione che aveva fatto saltare dalla sedia sindacati e lavoratori che si erano riuniti in assemblea decidendo di contestare la politica di gestione del personale portata avanti dal CDA. Compatta in quella fase la triplice che aveva già anticipato la netta bocciatura di qualunque dichiarazione di esubero. Noi non abbiamo parlato mai di esubero, noi abbiamo proposto un progetto che prevede la riduzione di amministrative in favore dell'aumento degli operativi. Se vogliamo fare veramente un servizio in questa città dobbiamo trovare anche il modo per poter fare delle nuove assunzioni, ma dobbiamo anche trovare il modo per razionalizzare quelli che sono i costi amministrativi che ci ereditiamo dal passato. Fra le altre cose abbiamo detto mille volte al tavolo tecnico, non è previsto nessun licenziamento, è previsto su base volontaria una ricollocazione con la riqualificazione del personale amministrativo nel sistema pubblico allargato. Se poi ci si vuole attaccare agli interessi dei singoli a danno dell'interesse generale, francamente questo mi dispiace. Intanto sul fronte gestionale, lunedì l'apertura delle buste per la gara di appalto per la fornitura dei nuovi mezzi per la differenziata. Ieri già le prime offerte per le attrezzature, venerdì prossimo aspettiamo un altro passaggio importante che è quello per il noleggio per tutti i mezzi per fare il servizio, dopodiché contestualmente nella prossima settimana, già stamattina ho convocato il tavolo conclusivo per l'approvazione per la pianta organica e una volta chiusi tutti questi tasselli noi potremo parlare finalmente di un servizio degno per questa città.